Ciao bambini, benvenuti alla mia nuova lezione. Oggi faremo tre materie in un colpo solo. Faremo storia, scienze ed educazione alimentare. Oggi parliamo della frutta di stagione. Dovete sapere, bambini, che ogni stagione ha i suoi frutti. È importante, bambini, mangiare la frutta, perché la frutta è ricca di vitamine e sali minerali. Dai, venite con me! Basta andare al mercato, dal fruttivendolo o al supermercato per vedere come cambia la frutta sui banconi, dalla primavera all'inverno. Quindi, bambini, mangiare frutta fa bene, ma mangiare frutta di stagione è meglio, perché è sicuramente più ricca di vitamine e costa anche meno. In primavera si trovano ancora le arance, poi piano piano lasciano il posto ad altri frutti e mese dopo mese compaiono le nespole, le fragole, le albicocche, le ciliegie e le pesche. Con l'estate la frutta diventa più colorata e più varia. Ci sono ancora le albicocche e le ciliegie, che piano piano lasciano il posto al melone, l'anguria, le pesche, le susine, i fichi e verso la fine di agosto maturano tutti i frutti di bosco. In autunno la frutta migliore è senza dubbio l'uva. Troviamo anche le prugne, i cachi, le pere, i kiwi, le melagrane e le castagne. In inverno, anche se fa freddo, c'è tanta frutta buona. Le mele, le arance, i mandarini, i mandaranci e i limoni. Alcuni frutti, come ananas e banane, sono presenti tutto l'anno, perché si tratta di frutta che viene esportata dai paesi caldi. Allora, bambini, ricapitoliamo. Oggi la frutta si trova tutto l'anno, ma consumarla nel momento in cui matura naturalmente è sicuramente più sano e costa di meno. Ed è anche più saporita. Anche per oggi abbiamo finito. E dopo aver parlato di tutta questa buona frutta, mi è venuta una gran voglia di mangiare una ciotola di fragole. Io vado! Vi saluto! A presto, bambini!